Eccoci qua, siamo in diretta dalla centrale operativa del numero unico d'emergenza 112 Milano e siamo qui con Marco. Ciao a tutti, Ecco qui, benvenuti. Marco è coordinatore del NUE, quindi di questa centrale operativa. Intanto diteci se ci sentite, ci vuole un po' di tempo prima che la diretta si avvii, almeno abbiamo anche la certezza che il collegamento funzioni. Perfetto, ok. Bene, intanto benvenuti a tutti e ora vi faremo vedere come funziona una centrale operativa d'emergenza come questa, quindi la centrale operativa del numero unico d'emergenza. Va bene, allora, qui c'è l'ingresso, al di là di questa porta siamo in centrale, però prima di farvi vedere la centrale, vi spieghiamo come funziona la centrale, in modo tale che avete delle informazioni prima del tour ed è tutto più chiaro per voi che poi seguirete live il funzionamento della centrale operativa. Adesso con Marco vi spiegheremo tutto. Allora, andiamo. Perfetto. Ok, Marco, allora ci spieghi un po' come funziona una centrale operativa, nello Certo, specifico Simone. questa centrale operativa di Milano. Volentieri. Ok, grazie. Siamo all'interno di una centrale unica di risposta del numero unico emergenza 112. In questa immagine possiamo vedere lo schema di come avviene l'attivazione dei soccorsi secondo il modello 112 in Regione Lombardia. I cittadini possono comporre uno dei quattro numeri di emergenza nazionali, il 112, 113, 115 e 118, e le chiamate confluiscono all'interno della centrale che state visitando. Questa centrale poi ha il compito non solo di rispondere a tutte le chiamate e di rispondere tempestivamente, ma velocemente ha il compito di qualificare il tipo di emergenza e localizzare puntualmente e precisamente il luogo dell'evento. Quindi dentro questa centrale, che adesso andremo più nel dettaglio a scoprire, lavorano operatori che sono degli esperti nella localizzazione e hanno nei pochi secondi che hanno a disposizione, hanno l'aiuto di sofisticate tecnologie per poter meglio localizzare il chiamante. Oltre alle canoniche chiamate dei cittadini, cioè fatte da un apparecchio telefonico, arrivano anche altre due tipologie di chiamate che è bene elencare. I call, che fanno parte del presente, ma soprattutto del futuro, saranno sempre più protagoniste. È un sistema nuovo, figlio di una direttiva europea. Ecco, esatto, Marco, spiegaci bene che cos'è le call. Sì, questa è una cosa molto curiosa, proprio perché è una novità. Le auto, i veicoli di nuova omologazione a partire da marzo 2018 devono avere di serie questo dispositivo. Questo dispositivo non è altro che un apparecchio di fatto legato alla rete cellulare, in grado di far partire una chiamata automatica dal veicolo in caso di incidente. Se c'è un incidente, quindi un impatto sopra una certa soglia, automaticamente quel veicolo fa partire una chiamata e trasmette direttamente alla centrale unica di risposta come questa la localizzazione precisa del veicolo, quante persone a bordo e un'altra serie di informazioni, oltre ad attivare il viva voce nell'abitacolo. Quindi è una chiamata automatica che il veicolo farà per conto dell'automobilista. Poi ci sarà la possibilità di fare un e-call manuale, quindi sul cruscotto delle nostre automobili avremo un pulsante e premendo quel pulsante la chiamata all'112 viene effettuata e vengono trasmessi i dati della localizzazione direttamente. Beh, questo è molto interessante, no, Marco? Sembra di capire quindi che in caso di incidente, se la persona non risponde perché è incosciente, quindi a causa di un grave, appunto, di un grave incidente, viene localizzata e i soccorsi automaticamente inviati. Esattamente, con questo nuovo dispositivo si conta di intervenire prontamente,
in tutti quegli incidenti che vengono segnalati con grave ritardo, proprio perché avvengono magari in situazioni, cioè in posti remoti, oppure nel cuore della notte, in momenti nel quale sulle strade non c'è passaggio. Certo. Un'altra famiglia importante di chiamate che noi riceviamo e gestiamo sono gli allarmi, ovvero gli allarmi di abitazioni private o di esercizi pubblici, piuttosto che banche o altri tipi di attività, che noi raccogliamo direttamente e trasmettiamo alle forze dell'ordine. Ma dopo questo passaggio, questo primo passaggio che noi chiamiamo primo livello o PSAP di primo livello, PSAP è una sigla, un acronimo che sta per Public Safety Answering Point, è l'acronimo in inglese che identifica le sale operative di emergenza, che gestiscono chiamate di emergenza. Questo modello NUE distingue il primo livello dal secondo livello. Il primo livello siamo noi e tra poco scopriremo molto bene come lavoriamo. Il secondo livello è costituito dalle sale operative di carabinieri, polizia, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria, i quali ricevono da noi una scheda per ogni chiamata, una scheda informatica contenente tutte le informazioni che abbiamo raccolto e anche il cittadino al telefono. Per cui in questo schema vediamo i tre protagonisti dell'attivazione dei soccorsi. Il primo protagonista è il cittadino, che ha il suo ruolo in caso di emergenza, il suo compito è fare un numero di emergenza e poi collaborare, rispondere alle domande dell'operatore. L'operatore NUE, che ha il compito di raccogliere prontamente questa chiamata, e l'operatore della sala operativa di secondo livello, che ha il compito proprio di stabilire qual è l'intervento operativo pratico sull'evento a soluzione del problema. Una cosa interessante subito da dire è che metà circa delle chiamate che noi riceviamo non sono vera emergenza. Quindi noi alleggeriamo di pressione telefonica le sale operative di secondo livello di almeno il 50% mediamente di chiamate. Per essere più precisi e quindi andando a contestualizzare dove ci troviamo, cioè la centrale di Milano, in questo schema dovremmo aggiungere anche la polizia locale, perché la centrale NUE di Milano ha un collegamento diretto anche con la polizia locale di Milano per una serie di eventi che sono di loro competenza. Bene, ora possiamo magari guardare qualche numero anche, no? Poi certo. Prima di passare a qualche numero, secondo me è buono vedere cosa succede in Regione Lombardia. La Regione Lombardia, che ha attivato il numero unico nel 2010 da Varese, adesso gestisce il servizio 112 attraverso l'azienda REU, convogliando e gestendo le chiamate in tre centrali uniche di risposta. Una è a Varese, la seconda è a Brescia e l'altra è a Milano, quella che state visitando. È molto evidente in questa mappa, i tre colori distinguono le aree di competenza. Anche se c'è una vastità diversa del territorio coperto, c'è una sostanziale equivalenza del numero di abitanti serviti, quindi la popolazione è stata distribuita sulle tre centrali uniformemente. Un aspetto che sono sicuro che interessa a chi ci sta seguendo è anche il legame tra queste sale operative. Le centrali NUE sono in grado di aiutarsi e supportarsi. Infatti possiamo parlare più precisamente di sistema NUE di Regione Lombardia. È costituito sì da tre centrali, ma le tre centrali sono sorelle gemelle, lavorano secondo standard identici, gli operatori sono formati sul territorio, sui software e su tutto quello che serve per lavorare indistintamente. Le centrali possono subentrare l'una all'altra in caso di iperafflusso di chiamate, cioè quando una centrale si riempie di chiamate, quelle che non riesce a gestire vengono gestite da una centrale sorella, senza che il cittadino se ne accorga, perché ottiene lo stesso identico servizio. Oppure addirittura, del caso estremo, ma un sistema di emergenza lo deve contemplare, anche della totale non operatività di una centrale. Se una centrale dovesse non essere operativa per un qualsiasi motivo, è l'altra che subentra in tutto e per tutto.
Quindi oggi siamo a Milano e per dare, come hai chiesto giustamente, anche una quantità al lavoro, un volume al lavoro che viene fatto qua, vi propongo questi numeri. Questo è un report sull'attività reale. È il mese di gennaio 2019, quello appena finito. Abbiamo ricevuto e gestito in totale 151.533 chiamate. Se facendo una media di chiamate al giorno, vengono fuori quasi 5.000 chiamate al giorno. Il dato curioso, che è uno dei nostri principali indicatori della qualità del servizio fornito, è il tempo di attesa medio, ovvero quanti secondi un cittadino attende prima di avere risposta dal sistema. In un mese siamo stati mediamente al di sotto dei 5 secondi, che sono uno squillo, e in particolare per 24 giorni su 31 siamo stati ben al di sotto dei 4 secondi. Il filtro delle chiamate improprie, quello al quale già abbiamo accennato, nel mese di gennaio è stato del 49,87%, cioè di 100 chiamate ricevute, la metà, 50 chiamate, non erano vera emergenza. Un altro modo che abbiamo per facilitare il lavoro dei PSAP2 è quello di, in caso di chiamate multiple per lo stesso evento, quindi se per uno stesso evento giungono alla nostra centrale tante segnalazioni contemporaneamente, passiamo solo una quota di queste, quelle iniziali, e poi quando i PSAP2 hanno tutti gli elementi per poter intervenire, sospendiamo la trasmissione, ringraziando chi ci ha chiamato, ma alleggerendo di queste chiamate le sale operative. Bene, intanto se avete delle domande fino a qui scrivetele, cercheremo di rispondere un po' a tutti, così facciamo una prima pausa domande in questo momento e vediamo un attimino di iniziare a risponderle. Dopodiché entreremo direttamente, e voi entrerete live, nella centrale operativa. No, vediamo un po', se avete delle domande scrivetele. Se sei d'accordo, intanto possiamo entrare. Intanto possiamo entrare. Eccoci qua. Allora, le domande. Oh, fermiamoci magari un attimo, Marco, così certo. Vediamo un attimo. Certo. Adesso magari molte domande che... Allora, intanto dobbiamo parlare a bassa voce per non disturbare le persone che stanno lavorando e sono al telefono nella gestione appunto di emergenze. Giusto. Allora, ci chiedono quante postazioni ci sono. Va bene, questa domanda, la diciamo subito, era già prevista comunque nel tour, ok. Allora, Marco, quante postazioni Questa centrale dispone di 30 postazioni totali. Sono tutte equivalenti, cioè sono uguali tra loro, per cui possono subentrare l'una all'altra immediatamente, ma volendo possono anche al bisogno essere specializzate, quindi distinte per gestione di particolari chiamate. Sulle postazioni sono montati tutti i software e tutti i sistemi che servono all'operatore NUE per gestire le chiamate di emergenza. Quindi c'è un software che è dedicato alla gestione dei dati legati all'evento, quindi la localizzazione e la qualificazione o classificazione dell'evento, che dir si voglia, un software telefonico che è quello che è un telefono evoluto attraverso il quale gestiamo le telefonate, quindi la parte fonica, e ovviamente un software cartografico con mappe di diverso tipo che possono aiutare l'operatore a delineare meglio il luogo dell'evento. Ok, allora intanto rispondiamo brevemente. Ci hanno chiesto appunto che cosa vuol dire il tempo medio di risposta di 4 secondi e 40, sì. Il tempo, insomma, il tempo della risposta. Quando voi chiamate, vi squilla il telefono, dopo 4 secondi la vostra chiamata viene risposta, quindi è quello il tempo. Ok, adesso Marco ci chiede che qualifica devono avere questi operatori, come si fa a lavorare in una centrale del genere? Ecco. Allora, dobbiamo parlare della selezione e della formazione per svolgere questa professione, che di fatto è una professione nuova, nata qualche anno fa quando è nato questo sistema.
siccome è gestito, è un servizio pubblico, è un sistema pubblico, si accede attraverso una selezione pubblica, un avviso pubblico, che prevede alcune prove, sia pratiche che teoriche. Pratiche sostanzialmente per valutare già la capacità di lavoro al computer, quindi le abilità di informatica, e poi un colloquio sulla conoscenza di quello che è il sistema, il servizio e soprattutto il territorio. Successivamente si accede ad un corso di formazione che dura almeno due mesi, ma poi di fatto per un lungo periodo viene l'operatore, il nuovo operatore viene strettamente monitorato e assistito e aiutato fino alla completa autonomia. Questo percorso formativo prevede una sessione teorica, una sessione di addestramento, quindi in un ambiente di training su macchine che simulano la realtà ci si addestra, e poi successivamente un affiancamento ad un operatore esperto. Con tutto questo prevede questo percorso prevede anche degli step valutativi, ovviamente. Ok. Vogliamo avvicinarci intanto, diciamo, esatto, così facciamo un tour, tanto dobbiamo, io ti seguo Marco. Non possiamo parlare ad alta voce per non disturbare l'attività degli operatori. Quello che è incredibile è che in questo momento, per esempio, stanno lavorando 12 operatori, eppure sembra di non sentirli, perché è fondamentale che una centrale unica sia ordinata, disciplinata e silenziosa. Questo per favorire la concentrazione dell'operatore, certo, e il comfort anche dell'operatore stesso. Certo. Riccardo, poi te la facciamo vedere, sì, va bene. Poi facciamo vedere anche la chiamata muta. Ok. Ok, che interessante, che si gestisce direttamente dall'app. Nel frattempo, qui in alto, se vedete, all'inizio della diretta, nel link sopra, nel testo sopra, scusate, c'è il link per scaricare l'app, per l'app ufficiale del numero di emergenza 112. Quindi se non l'avete fatto, poi al termine della diretta potete cliccare e scaricarla. Ok, allora dovete, Marco, sapere anche... No, dimmi. No, dicevo, ecco, qui dovete cosa... Questa postazione qui, c'è una postazione un po' speciale qui davanti. Sì, queste sono una postazione speciale perché è la postazione del capoturno, che noi chiamiamo referente di turno. Andiamo a vedere in cosa consiste. Ho detto che tutte le postazioni sono uguali tra loro, ma in realtà queste sono leggermente diverse. Questa è un po' la cabina di regia della centrale. Mentre tutti gli operatori sono addetti e preposti alla tempestiva risposta delle chiamate di emergenza, queste postazioni, che sono il referente di turno e chi lo aiuta, sono dedicate a un'attività diversa. Fabio, ci vuoi dire cosa consiste l'attività del referente di turno? Consiste nel supportare gli operatori durante il loro turno nel caso hanno varie necessità, monitorare l'andamento delle chiamate, interfacciarsi con le centrali di secondo livello e nell'eventualità, laddove necessario, permettergli riascolto di fonia o andare a guardare nello storico se l'utenza è già entrata o ci sono riferimenti pregressi. Ok, grazie mille. Ha detto una cosa interessante, riascolto della chiamata. Uno dei software che ovviamente è a disposizione degli operatori è il registratore, che permette loro di riascoltare in tempo reale la chiamata che hanno gestito, perché se dovesse essere caduta la linea, per esempio, certo, e qualche dettaglio fosse sfuggito, attraverso poi una cosa importante che noi richiamiamo sempre gli utenti quando la linea si interrompe, ma se non si ritrova la linea è possibile riascoltare la chiamata per capire quali sono i dettagli dell'evento. Ovviamente tutte le chiamate sono registrate, questo certo, a tutela del sistema e anche proprio per normativa, che diventano atti ufficiali in caso di necessità. Sì, allora ci chiedono, direi che non c'è nessuna differenza, ci chiedono, no? Marco ci sta chiedendo se dovesse chiamare un soccorritore rispetto a un cittadino. Sicuramente parla sempre con questa centrale. Non c'è differenza per l'operatore, certo, che prende la chiamata. Beh, ovviamente se chiama un addetto ai lavori, possiamo definirlo così, la chiamata ha un valore aggiunto, perché ci aspettiamo che sia un utente speciale, cioè più orientato e più capace di collaborare con il sistema e nell'attivazione dei soccorsi. La procedura però è comunque la stessa, la si cade prima su questa centrale stessa, poi quella di secondo livello, sì, ecco. Sì, sì. Non si può bypassare questa centrale, ovviamente. Ok, e cosa vogliamo fare, Marco? Vogliamo fare una chiamata,
Vogliamo fare una chiamata di prova? Sì, prego. Adesso vi facciamo vedere un po' l'app. Allora, intanto questa è l'app. Sì. Che vi invitiamo. Oh, scusate, ecco qua. Che vi invitiamo a scaricarla. Se non l'avete fatto, scaricatela. Allora, questo è un telefono di test, insomma, che utilizzeremo per fare questa chiamata. E adesso vediamo cosa. Questa parte qui, la parte che vedete voi, ecco. Quando esatto, questo è lato, la chiamata, ecco, lato. Esatto. Vedete che mi localizza all'interno dell'edificio nel quale ci troviamo. Per cui io anche se non utilizzassi l'app, già sarebbe un aiuto, perché sarebbe capace di dirmi dove sono e poterlo comunicare ai soccorritori. Poi abbiamo la possibilità di effettuare una chiamata classica, vogliamo chiamarla così, quindi vocale, parlando con l'utente, oppure una chiamata silenziosa, quella che chiedeva che chiedevano prima. Sì. Esatto. Chiamata silenziosa vuol dire io effettuo una chiamata di emergenza e segnalo all'operatore che per un qualsiasi motivo io non posso parlare, cioè ho bisogno, vivo un'emergenza, voglio dire all'operatore chi sono, dove mi trovo e che non posso parlare. Ecco, pensiamo magari alla situazione, non so, un esempio, c'è una rapina, ci sono per esempio, in casa. Esatto, esatto. Quindi in modo intuitivo si può scegliere o l'ambulanzina, la fiamma sta per i vigili del fuoco o le forze dell'ordine. Sì, signore. Diciamo, io ho scelto per esempio l'ambulanzina. Automaticamente l'app mi ha composto 118. Io in questo momento telefono. Ok, mi ha già risposto un operatore. Alzi la mano. Ok, ci avviciniamo all'operatore. Allora, chiudi per favore la schermata delle chiamate attive. No, delle chiamate attive. Poi teniamo solo là. Ok. Localizza per favore. Ok, allora, quindi avete visto, no? Allora è stata lanciata la chiamata muta. Togliamo il pot. E su questo monitor adesso vediamo che cosa okay. L'operatore cosa vede. Questo è il monitor nel quale compare la localizzazione. Noi vediamo esattamente il puntino viola all'interno dell'edificio in cui ci troviamo. Esatto, noi siamo qui a Milano, esatto. Esattamente in questo punto, quindi siamo localizzati perfettamente. Mentre guardiamo da quest'altra parte del monitor, se puoi inquadrare Simone, qui ci sono dei dati che sono quelli che l'utente ha registrato sull'applicazione. In questo caso nome, cognome, la data di nascita, se maschio o femmina. E io ho già indicato, perché ci ricordiamo che ho fatto schiacciato sull'ambulanzina, a lui appare malore. O comunque l'indicazione anche dal numero composto 118 fa capire che la necessità dell'utente è di tipo sanitario. Questo riquadro che lampeggia di rosso, come potete vedere, segnala immediatamente all'operatore che ha risposto che questa si tratta di una chiamata muta. C'è scritto anche qua. La possiamo chiamare chiamata silenziosa, silente, muta. In ogni caso è una chiamata di emergenza che va trattata in un modo speciale. Abbiamo una procedura dedicata a questo. Ovviamente lui non cercherà di interloquire con l'utente perché non ha dichiarato di non voler o non poter parlare, e quindi con quella localizzazione viene inserita all'interno di una scheda contatto e la scheda contatto viene trasmessa alle forze dell'ordine con l'indicazione, tutto lasciando i microfoni aperti. Certo. Quindi la registrazione ambientale è continua, ecco, esatto, e costante. Esatto, importante dire questo. Quando effettuate la chiamata muta, il microfono nel vostro telefono viene attivato, quindi l'operatore che prende la chiamata, lui sente quello che avviene nella stanza, ok? Ok, in questo caso, in specifico, la chiamata verrà inviata alla sua area metropolitana. Okay. Noi siamo a Milano e è stato composto il 118, quindi il numero del soccorso sanitario, e verrà inviata alla sua area metropolitana. Ecco, quel numero che vedete qui, per non farvi fare confusione, quel numero che vedete lì, 118, è perché avete utilizzato il sistema di chiamata muta, e quando utilizzate la chiamata muta, e in questo caso avete richiesto il soccorso sanitario, compone il display del telefono, vi fa vedere il 118, ma poi in realtà cadete qui, che è il 112. Questo ci teniamo a dirvelo per non creare confusione, perché qualcuno potrebbe dire come mai c'è scritto 118, ecco. C'è scritto per farvi capire che avete cliccato l'emergenza sanitaria. Ok, se puoi inquadrare questo monitor. Cos'è questa mappa? Questo è interessante perché è un quadro sinottico di ciò che sta accadendo in tempo reale in Regione Lombardia.
cioè qua appaiono sotto forma di questi segnalini tutte le chiamate che sono in corso, sono state gestite da poco in regione Lombardia, addirittura a seconda del colore, e qua trovi la leggenda, sono distinte anche per tipologia: pubblica sicurezza, soccorso sanitario, soccorso tecnico urgente. È curioso vedere come le chiamate, i segnalini grigi sono le chiamate filtrate, ovvero le chiamate alle quali noi abbiamo risposto, ma che non erano vera emergenza. Anche graficamente si vede che sono molte. E là ci sono i numeri, nell'ultima ora, Regione Lombardia, 602 chiamate entrate. Esattamente. Quindi vedete, in un'ora in tutta Lombardia è stato chiamato per 602 volte il numero unico all'emergenza 112. Esatto. Ok, allora proviamo a chiedere al capoturno. Al capoturno, oggi è successo qualcosa di particolare? C'è stato qualche evento di recente nel pomeriggio? Allora, in questo momento c'è in atto un incendio appartamento a Milano, è segnalato. Sono arrivate diverse chiamate, poi abbiamo avuto diverse chiamate per un ciclista in autostrada e una rissa dove sono entrate un po' di chiamate in contemporanea. Al momento sono gli eventi più rilevanti. Perché è un numero polacco? Beh, un ciclista in autostrada è un'emergenza curiosa e non così rara. Cioè il pedone o il ciclista che imbocca per sbaglio l'autostrada fa sì che tutti quelli che lo avvistano o lo devono schivare ovviamente chiamino per segnalare il pericolo per lui e per gli altri. Quindi queste sono quando un qualcosa accade in autostrada tipicamente genera più chiamate contemporaneamente perché tutte le persone che sono coinvolte. Certo. Allora, adesso diciamo anche un'altra cosa interessante, Marco, perché non ce l'hanno fatta questa domanda, però magari potrebbero farci, cioè noi precediamo. Cosa succede se chiamo una persona che non parla italiano? Noi dobbiamo rispettare la direttiva europea che fa nascere l'112 negli Stati membri e quindi anche in Italia. La direttiva dice che il cittadino deve poter chiedere aiuto nella sua lingua. Noi forniamo un servizio di interpretariato per 14 lingue. E come funziona precisamente? Una società esterna ci fornisce il servizio di interpretariato telefonico in tempo reale. L'operatore che risponde, adesso possiamo vedere, ha proprio la possibilità attraverso una tendina di scegliere la lingua tra le 14 che sono le più rappresentate. Non sono solo quelle europee, pensiamo anche, come possiamo vedere, al cinese, al russo, l'arabo, quelle più rappresentate nella nostra realtà regionale. Ma io sento delle persone che parlano l'interprete, italiano. L'interprete, dopo aver risposto, sta al telefono con l'operatore in una conferenza telefonica, sì, la sento, e poi sta anche sempre al seguito del cittadino parlando con l'operatore del PSAP 2. Quindi se chiamo un cittadino tedesco, cosa è successo? Noi gestiamo la chiamata attraverso la mediazione linguistica di un interprete. Questo interprete è al telefono e in una conferenza telefonica insieme a noi. Quando poi passeremo questo cittadino tedesco, facciamo un esempio, alla polizia, l'interprete rimarrà al servizio del cittadino anche nel dialogo con il poliziotto. Perfetto. Abbiamo fatto una prova di chiamata con l'applicazione Muta, per cui abbiamo visto come si può localizzare in maniera avanzata una chiamata. In maniera avanzata perché il cittadino deve avere scaricato l'app sul proprio telefono ed averla utilizzata correttamente. Se no, solitamente le chiamate vengono comunque localizzate attraverso un servizio che ci viene fornito dal CED Interforze, che è una banca dati del Ministero dell'Interno. Adesso magari ci avviciniamo a una postazione e chiediamo a un'operatrice di farci vedere come viene localizzata una chiamata. Qua. Ok. Puoi inquadrare il numero, c'è il monitor di destra, e questa che appare sopra quel paese è l'area dalla quale probabilmente giunge la chiamata. Non è esaustiva ovviamente, ma è molto comunque importante e legata ad un'altra informazione logistica determina la localizzazione perfetta. Quindi abbiamo parlato, per riassumere, di chiamata fatta attraverso l'app
e quindi di localizzazione puntuale. Poi di localizzazione classica che comunque garantisce un aiuto all'operatore, al cittadino, parliamo del futuro. Nel futuro ci sarà una tecnologia che si chiama Advanced Mobile Location, AML, sviluppata da iOS e Android, che farà sì che il dispositivo stesso, sistema operativo dello smartphone, all'atto della chiamata di emergenza, riconoscendola come tale, attiverà i sistemi di localizzazione e invierà direttamente e automaticamente la localizzazione alla centrale NUE di riferimento. Quindi questo è il futuro, addirittura io spero nei prossimi mesi, o comunque nei prossimi anni. Sarà senz'altro un vantaggio per l'operatore. Ok, allora molti ci stanno chiedendo di sentire una chiamata vera, non possiamo farlo per motivi ovviamente di riservatezza e di privacy, si vedrebbero e si sentirebbero delle informazioni che non possiamo divulgare, quindi proprio per quello abbiamo fatto una chiamata con un telefono presente qui, insomma, ma non possiamo fare questo. E magari ci spostiamo nella stanza del coordinatore, così non disturbiamo gli operatori, rispondiamo con un tono un po' più alto di voce alle vostre domande, perché sì, avete scritto più volte che magari si sentiva un po' basso, ma il motivo era quello, non possiamo disturbare chi ha il telefono, altrimenti non si sentirebbe bene la telefonata. Va bene, allora, se ci sono delle domande scrivetele. Allora, ne avete fatte tante, però non abbiamo potuto rispondere appunto a tutti, primo perché erano veramente tante, secondo perché stavamo spiegando. Ok, quindi iniziate un po' a scrivere se volete. Allora, vi arrivano scherzi, certo. Scherzi credo che, allora, come sempre, arriveranno anche adesso. Abbiamo detto che metà delle chiamate che riceviamo non sono vera emergenza. Cosa c'è quindi dentro la metà che non è vera emergenza? Ci sono scherzi, qualche scherzo, ma grazie ai nostri sistemi di localizzazione vengono solitamente scoperti e quindi non danno esito. Ci sono chiamate di richieste di informazioni che non sono vera emergenza, magari uno ha bisogno della polizia ma solo per sapere a che ora apre l'ufficio passaporti piuttosto come si fa al porto d'armi, quindi non è un'emergenza e queste le chiamiamo chiamate improprie, cittadini che hanno bisogno di quell'ente ma non per un'emergenza. Le chiamate multiple, come abbiamo detto, per lo stesso evento, per esempio quello che abbiamo citato di occasioni, situazioni particolari che si sviluppano in autostrada. E poi ci sono una categoria particolare di utenti che noi definiamo utenti seriali, cioè persone che per particolari disturbi continuano a fare delle telefonate e fanno nell'arco della giornata, dei mesi e degli anni numerosissime chiamate a vuoto. Okay. Quindi dentro questo costituiscono quella metà di chiamate che noi non transitiamo. Per fortuna. Esatto. Altrimenti questa è la fortuna, questo è uno dei principali servizi che noi forniamo alle sale operative di secondo livello, che si vedono sgravati di tutto questo carico di chiamate. Certo, anche perché c'è da dire appunto che prima il numero unico in emergenza tutti questi scherzi arrivavano direttamente a quella che oggi si chiama la centrale operativa di secondo livello, quindi ai carabinieri, alla polizia di Stato, al soccorso sanitario, occupando un operatore e togliendo, certo, risorse appunto chi realmente ne aveva bisogno. Allora, che formazione devono avere gli operatori? L'abbiamo detto all'inizio, quindi poi al termine della diretta, la diretta rimane registrata, potete risentirla. L'app è attiva solo in Lombardia? No. Se cliccate il link che c'è all'inizio di questa diretta dove potete scaricare l'app, potete andare in una pagina con scritto scopri come funziona, scopri di più, e lì c'è un link con la mappa di dove l'app è attiva. Come fa la centrale operativa a sapere che un evento è già avvenuto? C'è un gestionale e quindi è scritto, in caso che arrivino più chiamate. Certo, c'è un aspetto, come fa a sapere se una chiamata, questa è una domanda interessante, c'è un aspetto, come hai detto tu Simone correttamente, un aspetto informatico, tecnologico, ma anche un aspetto organizzativo. Il lavoro dell'operatore NUE è un lavoro anche di squadra, se ci sono in questo caso 12 operatori in servizio,
hanno modo anche di interagire tra loro per confrontarsi e capire se è la, per esempio, se una chiamata, se due chiamate si riferiscono al medesimo evento. Quindi c'è l'aiuto della tecnologia che segnala attraverso una serie di match che quell'evento potrebbe essere già stato segnalato, ma poi c'è anche il fattore organizzativo. Certo. Allora, adesso un paio di domande veloci. Allora, se si può chiamare dall'estero in caso di un soccorso in Italia, e un'altra domanda, qualora, facciamo l'esempio dell'incidente stradale, quindi dove sei coinvolto sia soccorso sanitario che vigili del fuoco, i vigili del fuoco chi li manda? Il soccorso sanitario, quindi la centrale di secondo livello avvisa i vigili del fuoco, oppure direttamente il NUE avvisa sia il soccorso sanitario che i vigili del fuoco? Allora, l'attivazione dell'ente preposto a gestire l'evento avviene per individuazione di un solo ente che è deputato alla gestione dell'intero evento. Pertanto, nell'esempio citato da chi ha scritto, cioè l'incidente stradale che vede coinvolti, feriti, ci saranno senz'altro bisogno le forze dell'ordine e magari i vigili del fuoco, anzi, senza magari, i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza ed eventuale estricazione del paziente, noi informiamo e allertiamo tempestivamente l'emergenza sanitaria, perché quando vi è la presenza di feriti o persone che necessitano soccorso sanitario, questa ha la priorità. Contemporaneamente poi sarà l'emergenza sanitaria ad attivare a cascata gli altri enti. Apparentemente è un doppio passaggio, in realtà è una contestuale attivazione, perché una volta che l'emergenza sanitaria riceve in pochi secondi la notizia che servono anche i vigili del fuoco, attiva gli altri. Non escludo nel nostro sistema un'evoluzione in questi termini, quindi un'evoluzione verso un pluriallertamento o un tipo di allertamento diverso. Certo. Allora, ci chiedono prima in che tempi rispondevano. Allora, per avere la risposta a questa domanda, potete guardare la diretta che abbiamo fatto giovedì scorso. C'è una diretta che abbiamo fatto da un'azienda che si chiama Bet80 Group, che è un'azienda che sviluppa gestionali per le centrali operative nel mondo dell'emergenza, sia in Italia che all'estero, e abbiamo parlato proprio di questo. Ci sono dei dati molto chiari e definiti, quindi guardate quella diretta lì, che la risposta è più chiara che darla ora. Poi la domanda è molto interessante, perché la risposta potrebbe anche essere in alcuni casi non lo so, cioè la risposta è non so cosa succedeva prima. Il fatto tocca un punto fondamentale, che è una delle nostre prerogative, il fatto che laddove esiste il NUE, laddove esistono le centrali uniche di risposta, l'attività di risposta e attivazione dei soccorsi è strettamente monitorata in termini di tempi di attivazione e di qualità di investimento di questi tempi. Per cui i numeri che vi ho presentato prima, che dicevano che abbiamo preso esattamente 151.533 chiamate, che la media fa 4.888, la media di tempo d'attesa su 31 giorni è stata 4,61 secondi. Ecco, tutta questa importante attività di reportistica la porta con sé il NUE. Ok, ci chiedono se in caso di bisogno per un animale, se si chiama il numero di emergenza 112, se si può avere un supporto, se la chiamata può essere inoltrata a qualcuno che possa dare aiuto. No, questa è una domanda particolare, perché può avere risposte diverse in aree diverse. Le chiamate che vedono come protagonista in qualche modo o protagonista o comunque coinvolto un animale, sia esso selvatico, esotico, d'allevamento piuttosto che domestico, sono numerose. Tant'è che noi ci siamo dotati di una procedura specifica per gestire questo tipo di chiamate. Ma siccome sul territorio il soccorso agli animali è organizzato in modo diverso, nelle diverse realtà, ci sono territori che si sono organizzati con ambulanze veterinarie, altri con altri tipi di aiuto agli animali, per cui a seconda del territorio la risposta a questa domanda potrebbe essere diversa.
le chiamate sono numerose e per questo ci siamo dotati di una procedura. Certo. Allora, ci chiedono dall'estero se ho bisogno di soccorso in Italia. Dall'estero, se chiamate il 112, vi risponde la centrale operativa del paese in cui vi trovate. Non vi risponde né questa centrale operativa né un'altra centrale operativa italiana. E adesso chiediamo a Marco, nello specifico, se una persona si trova in Germania, facciamo un esempio, classico esempio, mi trovo in Germania, la mamma novantenne non mi risponde mai a casa, cosa posso fare? Chiamo il 112, mi risponderà, premesso che ci sia il 112 in Germania, se mi ha fatto un esempio, non sappiamo, è un esempio, probabilmente chiedendo aiuto alla centrale operativa tedesca, in qualche modo si ha una connessione con l'interforze del nostro paese italiano. Sì, la cosa più pratica sarebbe fare ponte sull'Italia attraverso una terza persona. Cioè, se io devo chiedere aiuto, se mi trovo all'estero, devo chiedere aiuto per una persona che si trova, per conto di una persona che si trova in Italia, e posso contattare una terza persona che si trova in Italia e far chiamare, certo, in modo tale che lei si agganci alla nostra rete e ottenga direttamente il soccorso. Altrimenti c'è un sistema sicuramente di passaggio di informazioni da uno stato all'altro. Sono casi estremi e molto particolari, ovviamente. Certo, certo. Cioè, non sono ordinari. L'abbiamo vista prima, sì, se non c'è connessione dati ovviamente l'app non funziona e si chiamerà il 112 componendolo. Posso fare un appunto? Certo. Se non c'è connessione dati, l'applicazione Where Are You è in grado comunque di inviare la posizione, perché sfrutta il canale di SMS, l'utente non se ne accorge, l'operatore nemmeno, attraverso quale canale è transitata l'informazione, ma comunque l'informazione passa. Ok, quindi avete capito bene questo passaggio. Quando voi aprite l'app, che componete il 112 attraverso l'app, invia una stringa con le vostre coordinate GPS. Oltretutto è importante anche da dire che l'app, voi potete leggere sull'app le vostre coordinate, quindi potete dire dove vi trovate, se per n motivi non viene trasmesso, in situazioni critiche, in montagna, eccetera, o se avete un telefono o un GPS che vi dà le coordinate, quando voi chiamate l'app vi dà tranquillamente la vostra posizione in cui siete in quel momento. Questo è importante. Ok, in Veneto, ecco, sì, scusami, mi hai fatto un po' di volte questa domanda e sfuggiva via. In Veneto il numero unico d'emergenza mi sfugge se è attivo o non. Non è ancora attivo. Non è ancora attivo in Veneto, ok. Va bene, avete altre domande? Se avete altre domande, ancora 5 minuti al massimo, rispondiamo. Poi allora, questa è una diretta. Voglio aggiungere io una cosa. Vai. Abbiamo detto all'inizio che se il cittadino compone il 118, il 115, il 113 e il 112, ottiene risposta sempre da questa centrale. In particolare questa gestisce Milano e provincia. Ma una cosa di cui raramente si parla, ma è un fattore molto positivo, è il fatto che se anche il cittadino compone uno di questi quattro numeri in modo improprio, incongruo, per esempio brucia la cucina e compone 118, che laddove non c'è il NUE sarebbe l'emergenza sanitaria, oppure c'è un malore grave e compone 113, questa chiamata viene comunque gestita e consegnata alla sala operativa competente senza che il cittadino nemmeno se ne sia accorto. Ogni giorno le statistiche ci dicono che sono decine i casi come questi, cioè casi nei quali un cittadino ha composto un numero per un altro, ma tanto sempre noi abbiamo risposto e correttamente abbiamo destinato. Ok, allora rispondiamo alle ultime tre domande. Allora, la prima domanda è come viene gestita per eventualmente persone mute, quindi il soccorso per persone mute. Poi la seconda domanda che rispondiamo è come viene gestita se c'è una procedura particolare, una maxi emergenza. E poi la terza domanda, andiamola a riprendere perché state scrivendo in tanti. Sì, se viene effettuata una chiamata e viene riattaccata, quindi la persona riattacca. Vabbè, allora iniziamo con la prima, per le persone mute.
il sistema permette l'accesso ai soccorsi e quindi la possibilità di chiedere aiuto anche ai sordomuti attraverso sostanzialmente due canali. Uno, la possibilità di inviare un SMS, quindi un messaggio di testo con il proprio cellulare ad un numero dedicato a loro, e questo SMS, il testo, viene visualizzato da una sala operativa NUE. Ma la più, come dire, recente funzionalità è l'uso dell'applicazione Where Are You, che abbiamo visto, con la funzionalità muta, per cui una persona che non può parlare può interagire con noi attraverso quella modalità dell'applicazione Where Are You. L'altra domanda sulle maxi emergenze, sì, molto interessante. La maxi emergenza per una centrale NUE è legata alla quantità di chiamate, non alla magnitudo dell'evento che si verifica. Mi spiego. Una maxi emergenza per noi si verifica quando ci sono tantissime telefonate contemporaneamente. Tipicamente questo accade quando ci sono eventi atmosferici particolarmente violenti ed estesi che generano diffuse situazioni di emergenza. Pensiamo agli acquazzoni, forti temporali e così via. Noi siamo organizzati dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista organizzativo per dare una priorità a questo, alle diverse chiamate, e qualificarle in modo diverso, in modo tale da dare la precedenza a quelle che costituiscono, cioè quelle che contengono la segnalazione di veri pericoli di vita o comunque emergenze superiori alle altre. Per cui abbiamo delle procedure e delle interviste particolari, che noi chiamiamo filtro laico tecnico, delle interviste che ci permettono di distinguere le diverse chiamate e classificarle, perché il nostro obiettivo è, durante il grande afflusso di chiamate, garantire comunque la risposta a tutti. Certo. La terza domanda? La terza domanda è se una persona chiama e riaggancia. Richiamiamo. Che poi, ok. Quando la linea si interrompe, noi ricontattiamo l'utente e facciamo ripetuti tentativi, e qualora non ci sia il contatto, si valuta se, che sempre seguendo i criteri ben stabiliti, se comunque quella telefonata merita di essere segnalata alle forze dell'ordine oppure no. Abbiamo anche attivazioni di soccorsi che partono da delle chiamate che durano 5 secondi, dove il cittadino fa solo in tempo a dire aiuto, mi stanno inseguendo, piuttosto che aiuto, non mi sento bene. Abbiamo a disposizione una localizzazione e poi, anche se non riusciamo più a ricontattarlo, attiviamo comunque i soccorsi. Ok, va bene, noi abbiamo cercato di rispondere un po' a tutti, adesso... Ok, giriamo l'immagine così vi salutiamo. E allora, vi ricordiamo anche che poi creeremo un evento, il 28 di febbraio, credo intorno alle 21:30, faremo una diretta live dagli amici della pubblica assistenza di Vimodrone con il tema disostruzione delle vie aeree, quindi importante... sia pediatrico sia adulto, quindi seguitela, perché sono delle procedure semplici, nel senso che in un modo semplice si può effettivamente risolvere un problema molto grave. Noi speriamo che questa diretta vi sia piaciuta, Marco l'ha spiegata in modo eccellente, e con questa diretta abbiamo voluto farvi vedere dal vivo, insomma, come una centrale operativa d'emergenza, in questo caso numero unico emergenza 112, funziona. Chiaramente ci sarebbe tanto da vedere, molto non si può neanche far vedere con una diretta live, però ogni tanto vengono organizzate, no Marco, degli open day, vengono organizzati degli open day. Sì, ci sono degli open day per la popolazione, come è accaduto oggi in occasione della giornata europea del numero unico, e poi ci sono anche, organizziamo anche degli incontri con realtà associative del soccorso, come la Protezione Civile, piuttosto che i volontari del soccorso. Ecco, vabbè, voi comunque seguite la nostra pagina. Le porte della centrale sono aperte, insomma. Sicuramente se si organizza qualche evento lo comunicheremo. Va bene, allora grazie ancora a tutti per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.